incontri, abbiamo fatto un docufilm, Giorgia Vive, grazie al regista Ambrogio Crespi. Giorgia Vive, la storia di una fine che è solo un inizio, ha vinto il premio Caridi al Film Festival di Taormina, insomma, siamo andati avanti perché la mia intenzione è quella di arrivare a più ragazzi possibili. Quindi solo da settembre a maggio dell'anno scorso abbiamo incontrato 85.000 persone tra ragazzi e genitori. Affinché siano sempre più responsabili della propria vita, consapevolmente, insomma, renderli il più consapevoli possibili dei danni che possono provocare le sostanze. Quindi c'è un libro e un documentario, giusto? Esatto, e non mi sto fermando, sono andato avanti, ci sono tante altre sorprese, però insomma questo è in divenire, diciamo che è in fase di costruzione, per cui Anche parecchi debutti hanno sì, concesso degli certo. Per spazi. fortuna i media mi danno una mano, perché anche loro si sono resi conto, insomma, che il problema c'è, è evidente, quindi bisogna parlarne. Come arrivando ai ragazzi con una chiave di lettura molto più smart, molto più semplice, molto più rapida. Quindi è importante trovare delle strategie alternative per riuscire ad arrivare in maniera immediata ai ragazzi. È più semplice rispetto a quando ti è capitata la cosa arrivare ai ragazzi o è più sempre difficile perché sono chiusi? No, in realtà non so per quale motivo, ma io riesco ad entrare molto facilmente nelle loro menti, nei loro cuori. La differenza che noto quando ero più piccola io ad oggi è che i ragazzi hanno cominciato a fare uso di sostanze molto più piccoli, cioè già a 11 anni fanno uso di sostanze. Quindi in teoria la prevenzione bisognerebbe farla prima che il problema avvenga. Purtroppo però tanti insegnanti, tante scuole, insomma, fanno fatica a pensare che si debba parlare di droga in quarta e quinta elementare. Però è così, certo, in quarta e quinta elementare bisogna affrontare la tematica in maniera diversa rispetto a quando ne parli con un ragazzo delle superiori, piuttosto che dell'università o delle medie stesse. Quindi ad ognuno bisogna parlare in maniera diversa. Un appello invece ai governanti, cosa potrebbero fare di più? Beh, potrebbero fare tante cose, però sai, quando mi chiedono ma fanno, non fanno abbastanza, cosa fanno? Io dico sempre che io guardo ciò che faccio io, cerco di fare il meglio, cerco di fare il possibile, nella speranza di poter essere da esempio per altre persone, affinché siamo sempre di più, affinché potremo veramente cambiare le cose, perché non serve a niente lamentarsi. Io penso che bisogna agire. E le parole stanno a zero, i fatti contano. E questo per me è la cosa più importante in assoluto.